Buongiorno, buonanotte, ritenetevi salutati. Io lo so che l'immagine è un po' spettrale, però d'altra parte sono le 4 di notte, ancora luce, non se ne intravede, bisognerebbe aspettare ancora un'altra ora, e la luce che mi consente di fare queste 4 immagini è riflessa dal plotter che è il tom tom delle barche. Ho scelto Cetraro, proviamo a fare queste 85-90 miglia, non so quante sono esattamente, per arrivare fino a Tropea, cioè praticamente fino a Scilla, cioè praticamente puntiamo fino a Tropea, doppiamo Capo Vaticano e poi proseguiamo fino ad arrivare a Scilla. Fondali bassissimi per diverse centinaia di metri, per cui bisogna tenere gli occhi aperti, e di notte gli occhi aperti bisogna tenerli sul radar e sull'ecoscandaglio. Già siamo a 7 miglia da Cetraro, in rotta direttamente su Scilla. Mi ha appena chiamato per radio la capitaneria di Cetraro per chiedermi se per caso ho visto un barchino di 5 metri, un vero racer in bianco con 3 persone a bordo che sono uscite a pescare, insomma non sono rientrate. Ho chiesto loro se per caso questo barchino sia sulla mia rotta, loro hanno detto non lo sappiamo, perché sono usciti per una battuta di pesca e non sanno dove andavo. No, ho detto loro che ho io il radar acceso, però insomma ho ridotto la portata del radar a 2 miglia soltanto, però in queste 2 miglia il radar può vedere anche bersagli, come si dice, molto molto piccole. Poi un barchino in vetro resina, l'unica cosa metallica che il radar può vedere il motore, per cui insomma, è veramente un bersaglio molto molto piccolo. Stamattina la sono presa comoda, sono le 9, una ventina di minuti fa ho lasciato Scilla direzione Termini Imerese. Mi sono svegliato con un forte mal di testa, sono partito tardi perché il progetto prevede, non dico una pausa perché non me la posso permettere, ma diciamo di oggi di rallentare un po', poi se me la sento proseguo. Insomma, dovrei andarmene sotto il santuario di Tindari, per cui diciamo in non più di 7 ore e mezza, massimo 8 ore, prendendola con calma. Ora sto aspettando un po' di maestrale, così anche se vado a 3 nodi e a Veil, mi riposo un po' la testa. C'è lo Stretto, che è una nave che sta uscendo, è una nave da crociera che sta entrando. All'andata me la sono presa comoda, anche perché non sapevo quali erano i miei limiti e non volevo esagerare. Poi ho preso il ritmo, quello che si chiama il piede marino. Pensandoci bene, oggi è lunedì mattina, sono partito venerdì mattina, cioè venerdì, sabato, domenica. Questo è il quarto giorno di navigazione. Praticamente in 3 giorni sono stato da Salerno fino a Scilla, il punto più meridionale della Calabria. Ora, se tutto va bene, in un paio di giorni sarò a termine, 3 giorni al massimo. Mi sono abbondantemente entro i tempi per la mia partenza per Tunisi e poi per Gerba. Allora,
Allora, questo è Capo Milazzo, che abbiamo fatto risalendo un mese e mezzo fa. Adesso siamo di nuovo qui, sulla via del ritorno. Per andarci ad ormeggiare qui dove è diretta la prua, che è il... questo è il docco di Patti nella baietta di Tindari. Però noi staremo fuori dalla baia e ci staremo davanti ad una lingua di sabbia che non è conciliabile quando il tempo è incerto, ma per ora è assolutamente stabile. Abbiamo doppiato Capo Milazzo, ci possiamo rilassare, che siamo usciti fuori dalla rotta, gli scafi, i motoscafoni, anche barche a vela, navi che collegano Milazzo con le Olie. Siamo arrivati a Tindari, sono le 5 e mezzo, sono partito verso le 8 e mezza stamattina. Fate un po' il conto, insomma, veramente una passeggiata, pochissimo vento, per un po' ho aperto, avevo la randa per evitare di sbattere, insomma, ora una birra senza alcol me la merito. E siamo arrivati a Tindari. Oggi mi sento un fannullone perché mi sono alzato tardi, sono partito da Scilla alle 8:30 e sono arrivato qui a Tindari alle 17:30. Ora si è alzato un po' di venticello che rinfresca tutto. In fondo sono le Olie, sono questa Vulcano e Lipari e sono all'ancora qui. Là c'è il santuario della Madonna Nera di Tindari. Questa non è proprio la baia. La baia è dopo questa striscia di sabbia. Ci sono anche i laghetti, infatti vedete gli alberi di altre barche a vela. Invece ho preferito venire qua, uno perché è più semplice buttare l'ancora. Sono abbastanza lontano dalla riva, però ho buttato l'ancora su 5 metri di fondale, ho dato più o meno 30 metri di catena, per cui anche se viene il ciclone la barca non si muove. Questo è un posto che sono praticamente solo, mentre lì dove ci sono i laghetti ci sono pochissime barche la notte, ma fino al tramonto insomma c'è un'ira di Dio. E questo è un posto comunque sconsigliato se ci sono dubbi sulla tenuta del tempo, perché siamo completamente aperti a venti e soprattutto a onde che vengono da nord. Ora mi riposo un pochino, la birra senza alcol l'ho bevuta, preparo un po' di cena ma la faccio fredda, poi a nanna perché domani mattina presto, molto presto, cioè prima che sorga il sole, mi metto in movimento per andare a dormire davanti alla spiaggia di Cefalù, lì dove c'è proprio la città, è un posto splendido pure quello. Ci sono due alternative, o si entra nel porto sotto il faro e anche lì si sta molto bene, oppure all'ancora, sempre che lì non ci siano problemi col meteo, ci sia ancora su 7, 8, 9 metri di fondale, sabbia, per cui l'ancora tiene bene, dove arriverò tardi perché le miglia ci sono e non sono poche.
poi per ora il vento non è granché. E poi dopo domani mattina finisce il viaggio di Horus e del sottoscritto. È cominciato molto lentamente anche per tastare i miei nuovi limiti, riprendere un po' confidenza con la bambina. E poi dopo domani, con una lunghissima traversata di 2,5 a 3 ore, andrà a termine nei cantieri Mare Sud. E lì si passerà l'inverno e la primavera, certamente. E poi io un giorno per sistemare le mie cose, poi ho due bellissimi aerei a mia disposizione, si fa per dire, un Palermo-Tunisi e poi un Tunisi-Gerb. E da lì spero di non muovermi e più, a meno che non ci siano cose al momento non previste e non prevedibili. Poi vi faccio sapere com'è andata l'ultima parte di questo giretto in mare.